Se c'è un libro che veramente ho letto e che mi ha cambiato e che mi ha aiutato a crescere, è uno solo ed è Atomic Habits. Oggi proviamo a recensirlo e a fare un riassunto soprattutto, di condividere quindi i concetti più importanti che ho imparato. Ciao a tutti, sono Shari e questo è il canale di Leggeo. Qui parlo di libri di saggistica e filosofia che tendenzialmente leggo e provo quindi a riassumerli e a condividere i concetti più importanti. Il libro probabilmente già lo conoscete se siete qui, ma se non lo conoscete parla tendenzialmente in una frase di abitudini, quindi come creare una nuova abitudine e come interrompere una cattiva abitudine. A differenza di molti libri di crescita personale, self-help, è sicuramente un manuale con degli esempi concreti e quindi vi aiuta a capire come effettivamente creare un'abitudine e non un solo libro motivazionale o ispirazionale. Questo libro l'ho letto un paio di anni fa e devo dire che veramente mi ha aiutato. Ovviamente non seguo tutta la lettera perché sono umano e pigro, ma molti concetti mi hanno aiutato a costruire alcune abitudini o comunque entrare un po' in una retta via. Quindi partiamo con i concetti più importanti. Il primo concetto è quello dell'aggregazione dei guadagni marginali, o comunque questa è la traduzione che io gli ho dato. Qua l'autore parla della squadra di ciclismo britannica che negli ultimi 100 anni non aveva mai vinto niente e tendenzialmente avevano preso un nuovo coach che aveva applicato questa teoria, che consisteva nel migliorare dell'1%, o comunque di pochissimo, tutte le sfaccettature dell'allenamento, quindi da come si allenavano a anche l'attrezzatura, all'alimentazione, a qualsiasi cosa riguardasse la persona a 360 gradi. Quindi l'accumulo di tutti questi piccolissimi miglioramenti avrebbe portato a un miglioramento complessivo e significativo. Questo allenatore arriva, applica questa teoria, migliorando, non so, il sedile del ciclista, l'alimentazione, via via dicendo ogni piccola cosa. Nel 2008 vincono le Olimpiadi, nel 2012 a Londra succede la stessa cosa e inoltre un ciclista inglese vince per la prima volta il Tour de France. L'aggregazione dei guadagni marginali è strettamente legata alla seconda regola, cioè la regola dell'1%. La regola dice che se miglioriamo dell'1% ogni giorno per un anno, saremo al 37% migliori rispetto al primo giorno. Questo perché se moltiplichiamo 1,01 e quindi l'1% alla 365esima, quindi per 365 giorni, saremo al 37% migliori rispetto a prima. Per darvi un'idea concreta di come ho applicato questa regola e di come effettivamente sono migliorato, vi faccio vedere il mio profilo TikTok quando ho iniziato ed oggi. Questo è il primo video fatto completamente a caso, giusto per iniziare. Ovviamente da lì mi ero messo un po' in testa di migliorare piano piano ad ogni video aggiungendo una piccola cosa. Questo invece è uno degli ultimi video che ho fatto, dove ovviamente ho migliorato i sottotitoli, la qualità del video, l'audio e molte altre cose. Ovviamente si può migliorare all'infinito, però mettendosi in una mentalità di miglioramento continuo, anche piccolo ma costante, questo può essere un esempio di risultato che si può ottenere. Il terzo concetto che secondo me merita di essere condiviso è quello del plateau del potenziale latente. Questo grafico rappresenta come noi vediamo il progresso e come in realtà il progresso è realmente fatto. Quello che noi pensiamo è che il progresso sia lineare, cioè se io svolgo un'azione ho un diretto miglioramento. Questa cosa tecnicamente è vera, ma molto spesso questo miglioramento non si riesce a vedere. Ad esempio, se provate a imparare una nuova lingua, molto spesso per mesi, nonostante l'enorme sforzo nello studiare, nell'applicarsi, nel fare gli esercizi, non vedi quel miglioramento significativo nella tua abilità di parlare, scrivere o quel che vuoi. Questo proprio perché il miglioramento non è lineare. Infatti, quest'altra linea quasi esponenziale mostra in realtà come il progresso è veramente. Infatti, nella prima parte del grafico c'è questa valle che lui chiama valle di insoddisfazione, dove praticamente, nonostante l'enorme sforzo che noi facciamo, non vediamo nessun miglioramento. Nella seconda fase, invece, il miglioramento non solo si vede, ma diventa in un certo senso esponenziale. E l'incrocio tra queste due rette rappresenta il plateau, cioè quel punto in cui noi ci accorgiamo che tutto l'enorme sforzo fatto prima effettivamente ha mostrato dei risultati. Un esempio concreto può essere appunto quando, nonostante i 6 mesi di corso di lingua inglese, a un certo punto riusciamo a capire che possiamo parlare con una persona con una certa fluidità. Quindi, per riassumere e per tornare alle abitudini, l'autore dice che dobbiamo darci un determinato periodo di tempo per raggiungere questo plateau, un tempo
materiale che tutto quello sforzo fatto diventi un po' cumulativo e a un certo punto si manifesti in qualcosa di esteriore. Il quarto punto, secondo me, è quello più importante e che veramente può cambiare l'ottica e la mentalità con cui affrontate le cose. Dimentica l'obiettivo, focalizzati sul sistema. L'autore parte con una domanda provocatoria, dicendo: se ignorassi completamente i tuoi obiettivi e ti concentrassi solo sul tuo sistema, riusciresti comunque a raggiungere il tuo obiettivo? Ad esempio, se sei un allenatore di una squadra di calcio e il tuo unico obiettivo è vincere, ma non ti concentrassi su quello, ma su far bene con la squadra e allenarli bene, vinceresti comunque il campionato? Molto probabilmente sì, e quindi questa è un po' la chiave di lettura di questa frase. Infatti, secondo l'autore, il raggiungimento dell'obiettivo è solo un cambiamento momentaneo, ma non delle nostre abitudini. Un altro esempio è quello tipico della dieta. Se ad esempio vogliamo perdere una somma X di peso e non mangiassimo per svariati giorni o comunque veramente il minimo indispensabile e riusciremo a perdere quei 5-20 kg, sarebbe comunque una dieta sostenibile? Ovviamente no. Da una parte avremo comunque raggiunto il nostro obiettivo, ma non avremo implementato una buona abitudine. Per questo bisogna concentrarsi sul sistema e non sull'obiettivo. In questo caso specifico, quindi, bisogna creare delle abitudini sulla sana alimentazione e che comunque siano sostenibili nel lungo periodo. Il quinto punto di questo libro è: per cambiare le tue abitudini devi cambiare la tua identità. Secondo l'autore, quando parliamo di cambiamento, questo può essere fatto su tre livelli e lo puoi immaginare come tre strati uno sotto l'altro. Il primo livello è quello degli obiettivi, che può essere quello di perdere peso, mettersi in forma, imparare una nuova lingua o quello che volete. Il secondo livello è quello che abbiamo analizzato prima, quindi il processo, quindi come vado a perdere peso, come vado a mettermi in forma o come andrò a imparare una nuova lingua. E quindi qui il lavoro di cambiamento sta nelle proprie abitudini e nel proprio stile di vita. Il terzo livello, quello più profondo e più significativo, è quello di cambiare le proprie convinzioni e la propria identità. Vi cito alcuni esempi che fa l'autore per darvi un'idea molto più concreta. Se ad esempio voglio smettere di fumare, possiamo lavorare su tre strati. Il primo è quello di cambiare il proprio obiettivo e quindi dire: io voglio smettere di fumare. Il secondo livello è quello di cambiare le proprie abitudini e quindi il proprio sistema. Ad esempio dire: non voglio più fumare dopo la pausa pranzo o dopo il caffè. Mentre il terzo livello è quello di lavorare sulla propria identità e quindi dire: non sono più un fumatore. Questa cosa è molto semplice ovviamente da dire, è difficile da mettere in pratica, però è quello che cambia un po' la prospettiva. Nel libro viene citato proprio un esempio dove qualcuno offre una sigaretta a un fumatore e lui risponde: no, sto cercando di smettere di fumare. Quindi si dà per scontato che lui comunque si identifica come un fumatore. Mentre rispondendo no, non sono un fumatore, questo cambia un po' la prospettiva. La differenza è molto sottile, ma nel secondo caso c'è proprio un cambiamento radicale della propria identità e del proprio io, e anche soprattutto del perché non voglio fumare. Questo concetto può essere applicato non solo per smettere di fare qualcosa, ma anche per realizzare qualcosa di nuovo. Se ad esempio stai preparando la maratona da qui a 6 mesi e quindi devi allenarti costantemente ogni domenica, ogni sabato, dire no, non vengo a questa gita perché devo allenarmi è diverso dal dire no, non vengo perché sono maratoneta e devo fare la maratona fra 6 mesi. La sesta regola che ho trovato fondamentale in questo libro è essere precisi nelle proprie abitudini. Spesso quando vogliamo iniziare qualcosa di nuovo diciamo: da domani leggerò di più o da domani mi metto in forma. Però la domanda che l'autore ci pone è: quando leggeremo di più, quanto leggeremo e dove lo faremo? Nonostante possa essere banale, rispondere a queste domande e effettivamente applicarle ci può dare veramente un boost a quello che vogliamo ottenere. Quindi, invece di dire vogliamo leggere di più, possiamo dire leggerò 20 pagine la sera prima di andare a dormire per 5 giorni a settimana. Quindi il nostro cervello, comunque noi, sappiamo quando dobbiamo fare questa cosa e con quale quantità e per quanto tempo. Questa cosa non ci trasforma in un lettore da un giorno all'altro, ma ci permette di pensare di meno e andare quasi in automatico in quello che noi dobbiamo fare. Settima regola ed ultima è: crea un ambiente favorevole alle tue abitudini. Fino ad ora nel libro si è parlato di tutto quello che è dentro di noi, della mentalità che dovremo avere per imparare qualcosa di nuovo. Ma è altrettanto importante capire che quello che ci circonda comunque influisce su quello che siamo. Vi darò 2 esempi concreti su come questo può essere applicato. Se ad esempio vogliamo leggere di più e quindi diventare un lettore, mettere dei libri vicino al proprio letto prima di andare a dormire o sulla scrivania o in salone
è più facile ricordarsi che dovremmo leggere di più e che veramente quel libro è accanto a noi, alla porta di una mano. Mangiano male. Ce ne sono ovviamente molti altri che non ho portato, ma che secondo me vale la pena leggere. E per questo l'intento proprio di Leggeo, di tutto il canale, è di spronarvi a leggere più libri e incuriosirvi. Se vi è piaciuto il video vi ricordo di mettere like e iscrivervi al canale. E di seguirmi anche su Instagram e TikTok.